Benvenuti o ben ritrovati sul mio canale, io sono Daniele. Oggi video dedicato alla simmetria. In particolar modo analizzeremo come interagire sulla simmetria di un oggetto e lo faremo anche in modo radiale. Vi ricordo di lasciare un like, commentare, condividere e attivare la campanella se non l'avete ancora fatto. Andiamo ad aggiungere la prima massa. Vi mostro un esempio su un cilindro. Eccoci qua. Ovviamente lo convalidiamo e ne aumentiamo la nostra risoluzione. Una volta che abbiamo il nostro cilindro liscio, andiamo su un'azione quali sposta, andiamo sul menu tendina e analizziamo fin da subito quali sono le nostre funzioni. Intanto vediamo che l'asse X, Y e Z sono identificati con dei colori, quindi in relazione a questo, quando notiamo un colore, una linea di un determinato colore, sappiamo su quale asse stiamo lavorando. In questo momento è attivo l'asse X, ma io voglio utilizzare l'asse Y in questo caso. Abilitiamo e selezioniamo uno spostamento con dei punti multipli, quindi con una simmetria radiale. Decidiamo che 4 sono i punti di spostamento. Diamo l'ok e come potete vedere in anteprima abbiamo una linea con un cerchio e 4 punti che determinano i punti in cui verremo a spostare la nostra massa. Ora se proviamo a fare il nostro spostamento, come potete vedere viene attuato in maniera radiale su 4 punti. Torniamo indietro, ovviamente possiamo aggiungere qualsiasi numero, io per esempio utilizzo 8 punti che sono utili quando vogliamo fare degli oggetti di design, vogliamo creare delle colonne o dei bicchieri o anche dei vasi di design. Andiamo sulla nostra funzione simmetria, ci assicuriamo che si attiva sull'asse che vogliamo, inseriamo l'importo e come potete vedere otteniamo uno spostamento a livello simmetrico. Questo può essere utile anche per fare delle simmetrie sfruttando un movimento circolare. Ovviamente questo può essere un'azione invasiva per il nostro oggetto, quindi fate attenzione a non spostare troppo la massa. Nel caso createne una più grande o effettuate degli spostamenti in maniera meno eccessiva. Una cosa da tenere sempre in considerazione: quando abbiamo attiva la nostra funzione simmetria e magari poi ci spostiamo e la riattiviamo, c'è la possibilità che il punto di riferimento della nostra simmetria non sia più quello originale. Quindi per essere sicuri di non fare degli errori, fate sempre attenzione che l'asse che prendete in causa sia perfettamente al centro della vostra massa. Questo lo potete controllare ovviamente aprendo il menu a tendina e nel caso non fosse nel punto desiderato vi basterà impostare su ripristina al centro dell'oggetto e tornerà ad essere sul punto esatto. Ovviamente la simmetria può essere abilitata a livello locale o a livello di spazio. Questo tipo di simmetria può essere utilizzato su qualsiasi oggetto, come per esempio su una sfera. Vado ad aumentare la risoluzione, elimina inferiore. Adesso magari su un'azione quale il pennello, quindi possiamo aggiungere delle pennellate, delle texture. Per esempio vogliamo aggiungere questo fiocco di neve. Decidiamo qual è l'asse da prendere in causa. Prendiamo sempre l'asse Y. Ci mettiamo in maniera frontale o insomma dalla parte in cui vogliamo vedere il nostro oggetto e poi possiamo andare a applicare il nostro piano 2. Le nostre modifiche
verranno attuate su due punti in maniera simmetrica. Come potete vedere, in maniera totalmente simmetrica viene applicato il nostro pennello. Quando noi attiviamo una simmetria, ovviamente possiamo determinare intanto quali sono i punti presi in causa tramite questo prospetto con il colore dell'asse desiderato, ma se andiamo a selezionare, quindi a fare un clic sulla nostra massa, potremmo anche vedere con questi puntini in rosso quali sono i punti esatti su cui agirà il nostro strumento, in questo caso il nostro pennello. Per questo video è tutto, vi ricordo di lasciare un like, commentare se volete una funzione in particolare o se volete che creo una miniatura particolare. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi tutorial.